c'è sempre un filo molto sottile tra la forte convinzione e la presunzione, quindi non bisogna assolutamente essere presuntuosi, ma quello che abbiamo fatto fino adesso, quindi avere grande rispetto per le altre squadre che sono forti anch'esse, ci mancherebbe. Se il Vicenza è arrivato terzo, dei valori li avrà sicuramente, come li ha, li abbiamo visti tutti in campo. Avranno delle assenze importanti, non è che ci nascondiamo dietro a questo, ma queste sono tutte partite difficili, tutte partite in cui i giocatori sono estremamente motivati e quindi dobbiamo considerare il fatto che sarà una partita difficile, dobbiamo considerare il fatto che noi ci sentiamo convinti e forti, ma non dobbiamo essere presuntuosi. Per mentalità credo che la squadra debba giocare debba fare la stessa partita che ha fatto nelle due precedenti, non cambia nulla. Semmai qualcosina cambia durante il corso della partita, nella misura in cui comunque hai altri 90 minuti e più da giocare. Noi ci dobbiamo provare domani sera, perché scendiamo in campo convinti di vincere, convinti di fare una grande partita e possibilmente vincerla, ma siamo anche convinti che se abbiamo vinto a Perugia possiamo vincere tranquillamente anche a Vicenza. Quindi non ci deve preoccupare questo aspetto, faremo del nostro meglio per cercare di chiuderla domani, ma chiuderla è difficile, perché anche se dovessi vincere 3-0 nel calcio non c'è nulla di scontato, quindi sempre stare al massimo della concentrazione, al massimo della convinzione e al minimo della presunzione. È una squadra che gioca da squadra, è una squadra sempre compatta, sempre unita, gioca un ottimo calcio, classici movimenti del 4-3-3, ma non guardo molto le altre squadre. Si tratta di una squadra di Serie B che è arrivata terza in classifica. Io non penso che abbiano giocato sempre gli stessi 11, avranno cambiato qualcosa ogni tanto, come è normale che sia. Quindi se è lì in quella posizione, se è arrivata terza in classifica, vuol dire che qualcosa di buono c'è. Nel calcio ovviamente quello che conta è il risultato. Qui a Pescara conta anche l'aspetto del gioco, il divertimento, perché Pescara è una piazza che magari tu puoi perdere anche in casa, ma se giochi bene dai tutto la curva ti chiama sotto e ti manda 1000 applausi, quindi questo è un aspetto positivo, però insomma anche a curva vuole risultato.